terza giornata di Every Eye Entertainment Expo con un panel a cui personalmente tengo molto, perché insomma si parla di manga, ma si parla soprattutto di editoria dei manga, insomma di strategie commerciali legate ovviamente al mercato del fumetto nipponico tra Giappone e Italia, ed è anche insomma un momento di contatto, anzi direi il primo contatto che noi in quanto Every Eye abbiamo con una delle case editrici più conosciute e direi anche più anziane a livello storico del panorama editoriale italiano. Allora io direi di far comparire il nostro ospite, chiedo alla regia di farlo comparire, perché abbiamo Cristian Posocco, Publishing Manager di Edizioni Star Comics. Ciao Cristian, benvenuto. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Sì, abbastanza, grazie. Non c'è male. Bene, bene, insomma, so che siete reduci da un Lucca Comics, insomma, che è voluto tornare in pompa magna dopo, insomma, degli anni complicati. La prima cosa che ti chiedo è com'è andato, che Lucca è stata? Beh, in realtà doveva essere una Lucca particolare, si pensava a una Lucca un po' in relax, in cui ritrovare un po' dei tempi più umani. E invece siamo stati presi d'assalto, praticamente non c'è stato al nostro padiglione un minuto di riposo, e sembrava proprio che non fosse cambiato niente dall'ultima volta che ci siamo visti nel 2019. Una cosa davvero sorprendente. Segno comunque di un interesse da parte del pubblico nei confronti comunque del mercato dei manga e del panorama dei manga, che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, insomma è sotto gli occhi di tutti quanto negli ultimi tempi i manga stiano lentamente scalando le classifiche di vendita a livello nazionale, insomma figurando nelle classifiche, tra cui anche molti titoli targati Edizioni Star Comics, figurando proprio tra i titoli più venduti anche al fianco insomma di produzioni letterarie, insomma di narrativa legata a libri e romanzi. Secondo te questa crescita esponenziale da che cosa è dipesa? Cioè, perché è esploso questo interesse? È tutto legato a quello che è successo negli ultimi due anni, quindi a una pandemia che ci ha costretti anche a chiuderci in casa per tanto tempo e quindi a scoprire e leggere di più, o ci sono altri fattori che hanno contribuito a questa crescita? Beh, si può dire che questa situazione che ha creato negli italiani un nuovo bisogno di lettura sia stato il fertilizzante, se vogliamo, di questa esplosione dei fumetti e dei manga in particolare. Ma se non avessimo seminato prima, non sarebbe stato possibile un boom di questo tipo. E con seminato intendo diverse semine in diversi momenti. Allora, l'ultima, la più recente, sono investimenti che gli editori italiani, e Star Comics fa parte di quelli in prima linea su questo fronte, hanno fatto proprio sul fronte della varia, delle librerie di varia, e questo non per sminuire l'importanza delle fumetterie, anzi parallelamente abbiamo fatto un sacco di investimenti e di iniziative per proteggere e sostenere il circuito delle fumetterie, ma siamo sempre stati convinti e alcuni esempi in passato ci davano ragione di pensare che il pubblico potenziale del fumetto e del manga nello specifico in Italia fosse decisamente più ampio rispetto a quello che frequentava il circuito delle fumetterie. Uno degli elementi che ci hanno dato modo di pensare questo è stato per esempio il grande successo di One Piece in allegato con la Gazzetta dello Sport, in generale di tutti i fumetti che abbiamo fatto in allegato con la Gazzetta dello Sport, ma One Piece in particolare è stato un successo incredibile. E la cosa però che ci ha fatto riflettere è stato che nel frattempo le vendite degli arretrati, le vendite in fumetteria non si spostavano di una virgola, quindi non c'era nessun lettore rubato a questo circuito, erano tutti lettori nuovi che venivano acquisiti e che altrimenti non saremmo stati in grado di raggiungere. Quindi il fumetto e i manga in particolare avevano bisogno soprattutto di una grande visibilità e esposizione mainstream per poter raggiungere il pubblico potenziale.
La semina più antica, diciamo che è stata quella fatta negli anni 80, quando l'Italia era il secondo paese al mondo per serie d'animazione giapponesi visibili in televisione. E un sacco di persone sono cresciute letteralmente guardando questi eroi, queste avventure, e hanno conosciuto e amato l'immaginario giapponese in tenera età, e adesso lo stanno riscoprendo. Molti quarantenni non sapevano dell'esistenza dei fumetti giapponesi, li scoprono adesso che sono ben visibili in libreria, e adesso che le classifiche ne parlano, e ne rimangono folgorati. Ma dai, esistono i fumetti di queste cose, che bello, che meraviglia. Poi magari li fanno leggere anche i figli. Parallelamente, i manga hanno una potenza incredibile nel parlare un linguaggio che è percepito come proprio dal pubblico più giovane, per questa grande immediatezza, questa grande narratività e simbolicità, quindi universalità delle immagini che mediamente sono utilizzate, vengono raffigurate nei manga, e per questa grande importanza, soprattutto nei manga a target adolescenziale, che viene data alle emozioni forti. E l'adolescenza e la preadolescenza sono momenti della vita in cui tutto si viene vissuto gonfiato, e quindi viene amato il fatto che anche in questi fumetti le emozioni siano al centro di tutto. E questo, l'insieme di questi due fattori, insomma, certo, la trasversalità di pubblico, il fatto che sia stato prima seminato culturalmente e poi con investimenti per dare visibilità nelle librerie di varia, unito poi al fatto che a un certo punto i teatri hanno avuto bisogno di entertainment e di letture, letture facilmente raggiungibili, letture a basso costo, letture molto gratificanti, e in questo abbiamo anche dei parallelismi con la situazione che ci fu in Giappone nel dopoguerra, quando lo story manga tezukiano cambiò la storia del fumetto. Lì c'era proprio questo stesso bisogno, nel senso era diversa, molto più drammatica, diversamente drammatica, ma il bisogno era lo stesso. Infatti da lì poi non si è tornato indietro, e io credo che anche qui ormai non si tornerà indietro. Sono tutti dati assolutamente molto molto interessanti. Poi mi è piaciuto un termine che hai utilizzato: abbiamo seminato, abbiamo iniziato a seminare. E appunto, anche in virtù del fatto che hai detto tu stesso che ci sono anche lettori adulti che scoprono i manga per la prima volta, facendo proprio un passo indietro, ci racconti la storia delle origini anche di Edizioni Star Comics, che comunque è stata una delle primissime realtà editoriali a portare i manga in Italia, quindi a tradurli, a confezionarli per il pubblico italiano. Quindi raccontaci insomma la tua storia, il tuo ruolo in Star Comics e la storia di Star Comics sin dalle origini, poi e raccontandoci anche come siete cambiati insomma negli anni, di pari passo immagino con i cambiamenti del mercato. Sì, allora Star Comics è l'editore in attività che pubblica manga più antico diciamo d'Italia, ed è stato il secondo editore a specializzarsi nella pubblicazione, o meglio a proporre delle pubblicazioni specializzate nei contenuti manga in Italia. In realtà Star Comics nasce in maniera completamente diversa. Nasce nell'87 per un'iniziativa del nostro presidente Giovanni Bovini e dell'attuale presidente amministratore di Starshow Distribuzione Cavallerin, e del nostro principale competitor Marco Marcello Lupoi, che volevano riportare in vita la grande tradizione superioristica fumetti americana. L'ultima avventura della Marvel in Italia si concluse un po' male con Editoriale Corno, non funzionavano questi fumetti, non vendevano, si era cominciato a pensare che ormai non fossero più di moda e che quindi il fumetto dovesse dividersi solo in giornaletti, che è brutta parola per bambini, oppure il fumetto un po' per adulti, quello di più avventuroso, da magari dei mezzi sudamericani, che si vedeva su Scorpio, non so, Story, oppure il Bonelliano, oppure Striscia Umoristica, poche cose d'autore come
Pratt, Manara, eccetera, ma sostanzialmente non ci fosse più un intrattenimento molto, molto popolare per giovani lettori, per adolescenti, e invece era semplicemente che non si era trovato il modo giusto di proporlo, di comunicarlo, perché mettendo insieme dei geni, come appunto Sergio Cavallerin, Marco Mazzoluppi e Giovanni Bovini, si è creata un'alchimia perfetta che ha rilanciato la stragrande, prima l'Uomo Ragno, poi gli X-Men, Fantastici 4, eccetera, creando una nuova giovinezza del comics americano in Italia, con un successo tale da spingere poi la Marvel stessa ad aprire degli uffici italiani, Marvel Italia, che poi è stata incorporata nel gruppo Panini, è diventata Panini Comics, che è appunto attualmente il nostro competitor principale. E quindi anche Lupoi ha seguito, insomma, la Marvel in questa sua nuova casa. Star Comics, che rimaneva senza queste pubblicazioni importantissime, ha dovuto guardarsi intorno, proponendo prima altri universi superistici come Image, eccetera, facendo vari esperimenti. Nel frattempo aveva creato anche il fumetto in formato cosiddetto Bonellide, di maggior successo in assoluto fra quelli non pubblicati da Bonelli, che è stato il mitico, oddio, ho fatto un piccolo lapsus linguae, ho una certa età, dimentico le parole facilmente ultimamente. Tranquillo. Lazarus Led del Ok. compianto Al Capone, è successo veramente favoloso, ma poi ci fu questo interessamento da parte di Bovini e Cavallerin verso questa realtà che stava emergendo in quel periodo dal Giappone, che veramente aveva un bacino formidabile, sconfinato da cui pescare, e quindi ci fu questo esperimento. Va bene, come abbiamo creduto sui comics quando sembrava che nessuno ci credesse, crediamo anche in queste pubblicazioni ora che sono ancora un oggetto un po' sconosciuto, un oggetto misterioso nel mercato italiano. E dal 92 Star Comics ha cominciato a pubblicare testate e riviste specializzate sui manga, Kappa Magazine, curato dai mitici Kappa Boys, Orange Road, Le bizzarre avventure di JoJo, Videogirl High, che poi cambiò anche a suo modo la storia del fumetto in Italia, perché pur essendo un fumetto nato su una rivista per ragazzi in Giappone, parlando comunque di questioni sentimentali, portò per la prima volta le ragazze in fumetteria in Italia. E da allora poi Pupin è diventato uno degli zoccoli duri più fedeli e appassionati delle pubblicazioni giapponesi in Italia. La grande svolta probabilmente ci fu nel 95, quando uscì la prima edizione di Dragon Ball. Dragon Ball era inedito, nonostante fosse già un successo veramente clamoroso in Asia, perché c'era questa richiesta da parte dell'autore di non ribaltare le tavole del suo lavoro. Ovvero, per chi appunto segue il manga da poco, magari può sembrare qualcosa di strano, per chi invece li segue da una vita è una cosa abbastanza ovvia, ma prima, all'inizio, quando appunto sono pubblicati i primi manga, pensare di pubblicare qualcosa nel senso di lettura inverso, cosiddetto Esatto, sì. contrario, altra brutta parola, rispetto a quello a cui siamo abituati noi, quindi non del Originale, centro-sinistra, chiamiamolo il senso di lettura originale. sì, perché comunque è inverso rispetto al nostro, da Rispetto al destra verso nostro, sinistra. chiaro. Sì, assolutamente. Sembrava una cosa folle, cioè la gente non sarà in grado di leggere qualcosa stampato al contrario. E quindi Dragon Ball era lì finché in realtà era in mano un grande gruppo editoriale in quel periodo, che però appunto non osò fare questo passo. E così si infilò Star Comics. Leggenda narra che Giovanni Bovini decise di dormirci una notte per decidere se voleva farlo, di pubblicarlo nel senso dell'editore giapponese, oppure rinunciare perché è troppo rischioso. E la mattina dopo disse: sì, può fare! No, non lo disse in questo modo, però il concetto era quello.
Però l'intuizione, l'epifania è stata simile, voglio dire, insomma. Sì, è stata un'autentica epifania per il manga in Italia, perché poi da lì, con l'arrivo di Dragon Ball, si è sviluppato il mercato delle fumetterie, il movimento delle file di settore, perché solo Dylan Dog e Tex in quel periodo potevano, soprattutto Dylan Dog in quel periodo, potevano garantire quei numeri che garantiva Dragon Ball, solo che era distribuiti esclusivamente nel circuito delle edicole. E le fumetterie, grazie appunto ai numeri che fece Dragon Ball e poi appunto a questa nuova invasione dei manga, poterono svilupparsi, fiorire, prosperare, e parallelamente l'interesse verso questi prodotti, l'arrivo del cosplay, l'arrivo di tanti input nuovi e incredibilmente stimolanti, diede anche la scintilla per trasformare Lucca Comics and Games in quello che conosciamo oggi. Ovviamente poi si fanno tante altre cose, tipo, però si può dire che effettivamente fu il fiorire, l'arrivo di Dragon Ball, che cambiò pagina al mercato italiano. Dopodiché, per quanto riguarda la storia di Star Comics, entriamo a metà anni 2000. Nel 2007 sappiamo che c'è stata una grande crisi. Da metà anni 2000 fino a più o meno 5 anni fa, metà anni 2010, ci fu una crisi continua del settore editoriale, dei manga in particolare. Si era creata comunque una sovraesposizione delle fumetterie. La crisi economica non dava alle fumetterie la possibilità di investire per esporre e assortire tutto. Questo però causava un po' di malessere da parte dei lettori, che magari erano interessati a vedere qualcosa e non lo trovavano. Praticamente alla fine si scoppiò un po', possiamo dire che scoppiò una sorta di piccola bolla, e per una decina d'anni si andò in contrazione. Erano gli anni anche in cui poco prima di questo momento ci fu la separazione, dopo 15 anni incredibili e storici, tra Star Comics e il gruppo dei Catboys, che ritenne che era l'ora di provare nuove avventure, e quindi ci fu anche un certo ridimensionamento. Nel frattempo anche i competitor avevano azzeccato una serie di colpi importanti, che finalmente, che sono Death Note, Naruto, eccetera, Bleach, che gonfiarono anche le loro etichette. Ne altre nuove apparivano nel 2006, sempre quel periodo, come edizioni BDJ Pop, e cominciarono poi a lavorare molto bene. Se non che io arrivo nel 2006, edizioni Star Comics. Un paio di anni prima era arrivato il mio collega publishing manager Astra, quindi settore globale. Io invece mi occupo del progetto editoriale di Star, settore asiatico. Certo. E Star Comics appunto decide di cominciare a investire di nuovo, nonostante il mercato fosse ancora in decrescita, nel personale e nella competenza, credendo che ci potesse essere una svolta. Quindi appunto, prima il mio collega Davide Caci, poi sono arrivato io, di lì a stretto giro è arrivato, non strettissimo, ma insomma abbastanza stretto, è arrivato il responsabile commerciale, e poi nuove leve nella comunicazione grafica o video stampa, potenziare sempre di più le strutture in modo da comunicare sempre meglio, lavorare sempre meglio su questo settore. E questa volontà, questa fiducia nel mercato, nonostante la decrescita a cui assistavamo, ha ripagato i titolari, che sono oggi Simone Claudio Bovini, figli del presidente Giovanni Bovini, che si occupano l'uno di amministrare l'azienda e l'altra di dirigere appunto il reparto editoriale di Star Comics. Chiaro. E da quello appunto siamo arrivati poi ad adesso, appunto dopo l'arrivo della seconda scuola commerciale. Abbiamo investito molto anche nella comunicazione con le librerie di varia, i distributori, gli agenti, cercando di alfabetizzarli, spiegare loro il manga, facendo degli incontri, delle presentazioni, spiegando loro anche quali numeri erano in grado di muovere queste
queste serie, questi prodotti in giro per il mondo, attirando la loro attenzione, creando anche dei piccoli cavalli di Troia, come delle linee di graphic novel giapponesi pensate come confezione, come formato, come anche pricing, proprio per parlare un linguaggio comprensibile al mercato delle librerie. E tutte queste cose positive che i proprietari hanno, i titolari hanno iniziato quando ancora il mercato era in decrescita, hanno portato a questi frutti di oggi. Il momento della svolta dopo la crisi è stato nuovamente Dragon Ball, in effetti specie Dragon Ball Super. Dragon Ball quando Super, arriva ovviamente. Dragon Ball in Italia, vuol dire che il mercato fumetto cambia pagina. Di lì in poi c'è stata è ripartita la crescita, prima solo per Star Comics e poi per tutto il mercato editoriale. E appunto adesso siamo qui nel bel mezzo di questo nuovo boom, probabilmente più solido, anche più solido del precedente, meno bolla e più in realtà costruita in maniera graduale e con consapevolezza, e guardiamo al futuro con grande entusiasmo, e consapevoli che appunto l'averci creduto quasi sempre in momenti difficili ci dà una grandissima forza. Molto bene, molto bene. Grazie per questa panoramica che ho trovato interessantissima. Ecco, mi parlavi di Dragon Ball, io spenderei qualche parolina sulle origini del fenomeno editoriale di Dragon Ball, cioè nel senso su come avete affrontato l'approccio, anche il dialogo con l'editore originale, il che poi ci permette anche di capire che cosa è cambiato negli anni a livello di comunicazione, di scelta, di approccio agli editori originali nipponici per portare un titolo in Italia. Con Dragon Ball che cosa è successo all'epoca e poi che cosa è risuccesso in tempi recenti, ad esempio con Dragon Ball Super? All'epoca devo dire che io ancora non c'ero, ero ancora un appassionato, molto attivo nel campo della ricerca, studiavo la lingua e letteratura giapponese, fondavo la fanzine universitaria, cercavo di frequentare molto il settore, scrivere, proporre, eccetera. Però non facevo parte ancora del meccanismo e lo osservavo da esterno, ma diciamo che ho ascoltato numerosi aneddoti. Il rapporto che stava costruendo Star Comics in quel periodo con i editori giapponesi doveva essere molto forte, prima con Kodansha, che in Asia ai tempi era il più grande editore in assoluto e ancora adesso è il più grande editore in Giappone in assoluto. C'era più difficoltà da parte, se vogliamo, di Shueisha, che è l'editore principale per quanto riguarda i manga, questo possiamo dirlo, certo, tranquillamente, senza il colosso, paura di insomma, offendere nippone. Nessuno. Insomma, ai tempi c'era un quadrumvirato, diciamo, i grandi editori di manga che erano considerati Kodansha, Shueisha, Shogakukan e Hakusensha. Poi negli anni molti altri sono rafforzati, sono emersi, Nakita Shoten, Shonen Gosha, Shodensha, Square Enix, insomma ce ne sono. E a quel periodo non era facile come adesso, perché non c'erano ancora le mail, non c'erano materiali digitali, chiaro. Tutto veniva fatto in maniera analogica, le convenzioni venivano fatte via fax, i contratti venivano firmati via fax. Per fare delle riunioni bisogna per forza prendere l'aereo e spostarsi. Anche adesso, comunque, fino a pre-pandemia c'erano diverse occasioni di meeting di persona. La pandemia ha dato una spinta anche nel invece incontrarsi con le tecnologie, insomma, per fare meeting virtuali, e quindi anche sono diventate un po' più frequenti rispetto a prima. Il rapporto forse da un certo punto di vista era un po' più sanguigno, meno professionale rispetto ad adesso, e era anche più divertente perché c'era un autentico scontro di culture molto differenti che si collaboravano, insomma, per la prima volta. E ai tempi l'editor responsabile di Shueisha per le licenze estere era il signor Machino,
ne parla sempre il nostro presidente, e pare che insomma una sera l'abbiano portato a Perugia, ricordiamo che sta con Missy Perugia, a mangiare e bere fuori, l'hanno portato a fare un giro in centro, insomma avevano bevuto tutti un po' e pare che il signor Giovanni abbia minacciato di buttarsi dalla Rocca Paolina, che è un punto molto alto, devo dire, cioè una bella caduta se non ci avessero dato i diritti di Dragon Ball, che tra l'altro pare essere stato caldeggiato proprio dallo stesso Machino, che diceva, insomma, voi siete un editore che lavora molto bene con i manga, c'è questa licenza che stiamo liberando perché il grande gruppo internazionale che l'aveva fermata non fa passi avanti, che ne dite che ne pensate voi? E insomma, da una parte la volontà di Shueisha di darla a un player che aveva imparato a conoscere e rispettare come Star Comics, dall'altro la volontà di Star Comics di riuscire a fare il salto ulteriore, non dalla Rocca Paolina ma editoriale, con una licenza di questa portata, salvo poi appunto rendersi conto delle difficoltà proprio per questa questione del senso di lettura, che poi in realtà difficoltà non è stata, ma anzi è stata una situazione che è un ricordo promozionale, perché ai tempi c'era la pubblicità nelle pubblicazioni Star Comics, leggetelo al contrario, proprio Sì, come sì, sì. se fosse una cosa di cui una sfida, una cosa, un divertimento, una parte del fascino stesso. Chiaro. Tra i grandi fenomeni commerciali, insomma, del panorama dei manga, chiaramente c'è anche One Piece che figura, tra i vostri titoli, ma penso anche a un Detective Conan, che sono comunque anche insieme a JoJo tra, i titoli più longevi, diciamo così, almeno dell'ultimo periodo. Ecco, quelli invece che percorsi sono stati? Perché parliamo veramente, cioè Dragon Ball c'è stato un momento in cui poi è finito, c'è stato un momento molto lungo di assenza e poi un ritorno. Invece con questi altri titoli che invece hanno una storia alle spalle e sono sul nostro mercato ormai da tantissimo tempo, ininterrottamente, che tipo di lavoro si è fatto, che tipo di percorso soprattutto è stato? Sì, sono stati percorsi in realtà molto molto diversi. JoJo è il manga in corso in Italia più longevo in assoluto, Chiaro, anche se il numero di volumi totale non ha raggiunto ancora il 100 come ormai prossimo per One Piece e Detective Conan, ma questo dipende anche dal fatto che a un certo punto la serializzazione si è spostata dalla rivista settimanale per ragazzi a una rivista mensile per mensile, sì. giovani adulti, e quindi anche il ritmo di uscita dei volumi si è rallentato. Allora, inizialmente Star Comics ha cercato di puntare soprattutto sui grandi titoli già noti in televisione, come appunto ad esempio Orange Road, che abbiamo citato prima, che è il guerriero. Quando finì la pubblicazione di Ken il Guerriero, ci voleva qualcosa di. Bisognava sostituirlo ed era difficile, insomma, ci serviva qualcosa sicuramente bello testosteronico, diciamo. E in quel periodo, appunto, JoJo, le prime due stagioni, sono anche la terza per molti versi, sono decisamente anabolizzate, seguono quell'estetica shonen di questi protagonisti Assolutamente. ultra palestrati, ultra virili degli anni 80, e su Shonen Jump stava veramente facendo sfacelli. E quindi fu abbastanza naturale, tutto sommato, dovendo sostituire Ken il Guerriero, andare su quella che era in quel momento la serie con quelle caratteristiche più popolare nella rivista stessa che diede Natale Ken il Guerriero. Ed è stato, insomma, da lì poi abbiamo visto cosa è successo nel 2019 con il culmine di tutto, il maestro Araki in Italia, Lucca Comics and Games. Lucca, Evento bellissimo. internazionale, gente da tutto il mondo ad applaudirlo, è stata veramente un'esperienza incredibile. Per quanto riguarda One Piece e Detective Conan, era una licenza che si è liberata da un altro competitor che aveva chiuso i battenti. Il personaggio era noto grazie all'anime che era arrivato nel frattempo in Italia, e quindi Star Comics, come si è liberata la licenza, ci ha subito portata a casa, perché appunto sui grandi eroi del genere giapponese Star Comics vuole esserci sempre.
mentre Poi, invece. perdonami se ti interrompo, una storia come cioè un'opera come Detective Conan chiaramente ha anche dei rimandi vagamente, ma neanche tanto vagamente occidentali, che ha fatto tanta presa sul pubblico, cioè a tante persone non per forza appassionate di manga o anime piace Detective Conan per la, insomma, per quello che è, per sua stessa natura e per le È un giallo alla ispirazioni. Esatto, fine. Sì, esatto. insomma, l'ispirazione è quasi alla Poirot, insomma, Sì. un piccolo detective. E poi con questa trama orizzontale che si evolveva, che si evolve molto lentamente, ma che si evolve, che comunque crea quel che di interesse in più, molto, molto, questa, molto sì, giapponese, grazie a questa, insomma, forza immaginativa, improvvisazione veramente pazzurda, paradossale, ma che. Grazie alla sospensione delle incredulità, i lettori accettavano e anzi finivano con l'empatizzare molto più facilmente con i personaggi. Quindi, da una parte si appassionavano alla parte procedural di indagine degli episodi, dall'altra empatizzavano con i personaggi e si interessavano a cosa sarebbe successo a loro poi in futuro. Un'opera davvero molto, molto ben fatta. One Piece invece è un altro discorso ancora, arrivò nel 2001, sì, 20 anni fa, è vero, quest'anno è il ventennale italiano. Esatto, sì. Quindi durante il boom il rapporto fra Shueisha e Star Comics era molto solido e appunto dovendo scegliere una nuova serie. Si puntò su questo nuovo fumetto di Jump che era veramente freschissimo, non solo perché era recente, ma perché portava una ventata veramente nuova, fresca, ma ancora era ben lontano da ciò che è adesso, per cui fu una, non una scommessa, quanto più un'intuizione che non preventivabile prima, che ha portato a un risultato eccezionale. Un po' simile, la cosa più simile di recente potrebbe essere Demon Slayer. Sì, assolutamente. Per quanto Demon Slayer chiaramente sia un fenomeno più circoscritto proprio in termini di longevità, però Sì, effettivamente longevità sì, ha però fatto dei numeri veramente mostruosi. sì, è entrato nella cultura collettiva in Giappone Demon Sì, Slayer. assolutamente. Merito principalmente, insomma, il boom c'è stato con la serie animata, ma di rimando poi tanta gente si è appassionata tantissimo al Sì, però fumetto. se non ci fosse stata la scrittura dei personaggi, delle loro vicende, del Assolutamente. fumetto, la serie animata poteva essere animata bene quanto vuoi, ma non avrebbe potuto poi creare questo Assolutamente. fenomeno. Sì. Sicuramente è stato l'innesco, ecco, la serie animata di questo fenomeno, ma anche con One Piece. Cioè, per raggiungere Sì. certe proporzioni, le serie animate diventano un innesco fondamentale. Infatti, un'altra grande caratteristica che accomuna il boom attuale al boom di una volta, quello degli anni 90, è la presenza di anime. Negli anni 90 erano contenitore pomeridiano sulla TV generalista, adesso lo streaming, ma c'è sempre questo lavoro insieme tra manga e anime che fa le fortune di entrambi. Un altro Ecco. che diciamo il futuro invece è questo signorino qui, però quella decisione è ancora diversa. Questo signorino ha fatto dei numeri che senza Non lo serie vedo bene, animata non si di che erano. cosa si tratta? Non riesco a vedere bene. Ok, Kaiju number 8, Kaiju numero 8, che abbiamo annunciato a perfetto. Lucca e che vedrete l'anno prossimo sarà protagonista assoluto. Ha fatto dei numeri che un fumetto senza serie animata non si era mai visti così velocemente e con queste Mamma mia. proporzioni. Quindi chissà se quando arriverà serie animata cosa sarà in grado di fare. E questo diciamo che non è esattamente una scommessa, perché insomma è abbastanza evidente cosa può portare, però per essere stati in grado di comunque di portarlo in Italia abbiamo dovuto cominciare a lavorare questa licenza già in tempi non sospetti, ancora ben prima di poter misurare i risultati delle vendite dei volumi, quando erano usciti pochissimi capitoli, già dal secondo che hanno Chiaro. cominciato in realtà, ecco. bisogna Insomma, essere tempestivi. assolutamente. Hai detto una cosa giustissima, il lavoro di collaborazione che esiste tra i manga e gli anime succede in Giappone e giustamente mi sembra assolutamente coerente che accada anche in Italia a livello di interesse. Se vogliamo spendere qualche parola in più sulla crescita parallela
che insomma manga e anime hanno avuto in questi anni, raccontandoci anche che rapporto Star Comics come casa editrice, o in generale le case editrici legate ai manga, che rapporto c'è con i distributori di anime, che rapporto pensi dovrebbe esserci o c'è stato in questi anni? Diciamo che comunque a livello di lavoro sono cose e intanto ben scusami distinte. Chiedo alla regia se mi può per favore aiutare col televisore che sta per che altrimenti poi mi perdo. Christian, vai. Christian, scusami. Ok. No, diciamo, sono due mercati profondamente diversi che seguono logiche completamente diverse e sono licenze totalmente separate. Infatti non si possono mescolare così come niente fosse. Certo. Licenze anime con licenze manga, anche se magari l'IP di base è la stessa. Certo. Bisogna trovare gli accordi, soprattutto con i licenzianti giapponesi che sono alla base di tutto. E non sempre è così facile e automatico, perché comunque ci sono logiche commerciali e dinamiche profondamente diverse appunto anche all'origine. Però la stima reciproca c'è, la comunicazione non è costante, ma c'è. Quando c'è possibilità di collaborare, lo si fa con iniziative congiunte, soprattutto sulle IP molto importanti. Ci sono stati anche prima della pandemia, ogni tanto c'erano dei meeting fra, anche al di là degli attori del mercato home video, tra i player delle IP su vari fronti, anche del merchandising, quindi videogame, abbigliamento, oggettistica, scuola, e le aziende coinvolte in questo media mix figure si ritrovavano facendo delle riunioni una volta ogni tot per discutere di futuro, di possibili big futuri, di come gestire big presenti, cercare delle strategie comuni. E recentemente insomma lo si sta facendo, per esempio per gli eventi di One Piece c'è una forte coordinazione tra i player non solo italiani ma europei, appunto, però magari è più difficile accorgersene proprio perché essendo delle categorie merceologiche separate che rispondono a mercati molto diversi con logiche diverse, questo tipo di comunicazione e collaborazione poi non emerge in maniera visibile nel mercato, non tanto. Chiaro. Insomma. Ma senti, tornando proprio al vostro lavoro a livello editoriale, come funziona quello che credo si possa chiamare anche un po' lo scouting sulle nuove opere, sulla realtà editoriale giapponese? Come si negozia, tra virgolette, oggi una licenza, anche in relazione magari all'inserimento di altri competitor? È capitato negli anni, credo, che ci fossero magari delle realtà vostre competitor che insomma fossero interessate allo stesso titolo, la stessa licenza. Che cosa succede in quei casi? Come funziona? Sì, si può chiamare scouting, si chiama scouting la parte di individuazione e selezione delle opere che si vuole pubblicare. Ci sono due tipi di scouting: lo scouting produttivo, diciamo, chiamiamolo così, ovvero selezionare i progetti, gli autori su cui vogliamo puntare per creare una nostra produzione, che è quello che fa il mio collega Davide Caci, che ha portato capolavori come, e lo dico per capolavori perché siamo orgogliosissimi, come Bacteria, Sweet Paprika, recentemente Il tesoro perduto di Nora, che è meraviglioso. E c'è lo scouting invece, quello di cui mi occupo io, che è lo scouting licenze da localizzare, ovvero portare in un mercato straniero rispetto a quello di provenienza tradotte, pubblicate secondo un'edizione locale, eccetera. La parte di contrattazione invece si chiama licensing. Ok. Ed è conseguente allo scouting e strettamente legata al marketing, perché durante la contrattazione, rispetto a una volta in cui si faceva semplicemente un'offerta per molto tempo fa, ormai, per le serie che si intendeva pubblicare, adesso richiesto anche un marketing plan. Quindi il proprietario delle licenze gli chiede: ok,
tu cosa vuoi fare di questo fumetto nel tuo mercato? Come lo vuoi pubblicare? Come lo vuoi comunicare? Come lo vuoi spingere? Certo, che progetti certo. hai? E questo a volte può fare veramente la differenza. Chiaro. Sia nel senso di non lasciare dubbi al licenziante, mi vengono in mente due casi. Uno non lo posso nominare perché è una licenza che abbiamo preso di recente. Che non è ancora stata annunciata, quindi. È stata ancora annunciata. Ok. E l'altro invece lo vediamo qua, Record of Ragnarok. Ah, ok. Che abbiamo ottenuto in tempi record perché il nostro marketing plan era così accattivante, così ben fatto, che l'essensor non ha avuto nessun dubbio come ha ricevuto la nostra offerta nel dire: ah, fantastico, bene, vostro. Queste sono cose che accadono raramente. La maggior parte delle volte i marketing plan più sviluppati sono per i titoli che sembrano quelli più importanti, dalle maggiori potenzialità, e chiaro, è difficile che sfuggano alla vista di uno scouter. Non è difficile arrivare molto prima degli altri, ci si prova. Ho detto prima che Kaiser ha cominciato a lavorarci già dal secondo capitolo, cominciando i primi abboccamenti, chiedendo informazioni con la casa editrice, parlando nei meeting, e poi all'uscita del volume finalmente abbiamo potuto fare la proposta vera e propria. Ma a quel punto tutti si erano accorti delle potenzialità del titolo, e quindi in generale per tutto quello che è mainstream, che è di forte potenzialità, c'è sempre la concorrenza per i competitori italiani, certo. E quindi bisogna fare una proposta economica vantaggiosa, cercare di offrire di più di quanto offrono gli altri. Ovviamente lì è difficile, bisogna anche cercare di fare un'offerta che sia sensata. È sempre più difficile, questo purtroppo è sempre più difficile, dato che che non sia troppo gonfia rispetto a quelle che sono le caratteristiche vere del mercato italiano. E al tempo stesso, appunto, competere sul piano del marketing plan, quindi convincere l'editore giapponese che in mani tue veramente quel fumetto può avere. Attenzione, mi sono perso. Ok, eccolo qua. Ti avevo perso per un secondo. Ok, sei ricomparso. Io non vedo solo me stesso, per cui non so cosa accade nella diretta. Ok, va bene. No, tutto a posto, ti ho rivisto. Ovviamente, insomma, io ho selezionato anche un paio di domande interessanti dalla nostra chat. Invito i ragazzi della chat magari a farne altre se hanno qualche curiosità da chiedere. Io però ho un'altra domanda. Come funziona quando una stessa casa editrice, in questo caso Star Comics, deve portare in Italia magari più prodotti dello stesso autore o magari della stessa licenza, quando ci sono sequel, spin-off, cioè la continuità è assicurata oppure no? Penso a Star Comics che ha nel proprio catalogo tante opere, per esempio di Hiro Mashima, però penso anche a Junji Ito, che invece condividete con J-Pop, perché J-Pop ha alcuni titoli, Star Comics ne ha altri. Come funziona? Varia da caso a caso? Insomma, sono molto curioso di sapere questa cosa qui. Sì, diciamo, tendenzialmente varia da caso a caso. Ok. Una volta era più facile. Dunque, a livello di garanzie, non c'è nessuna garanzia che se tu hai pubblicato un'opera di un autore, automaticamente tu possa pubblicare la successiva, perché i contratti di pubblicazione su licenza si riferiscono all'opera e anche all'edizione, a quell'opera in quell'edizione. Poi tu quell'edizione puoi anche leggermente cambiarla nel tuo mercato, però non è che compro la pubblicazione di One Piece generico, io compro la pubblicazione di One Piece Tankobon e non One Piece rivista, per dire una cosa, perché la pubblicazione su rivista sarebbe una cosa diversa. Non che questo sia sempre, perché poi ci sono delle eccezioni, ci sono stati gli esperimenti su rivista anche della stessa Star Comics all'inizio degli anni 2000,
Queste cose sono possibili, però mediamente insomma si acquistano i tanko bon oppure successive edizioni in volume, magari Bunko, Tascabile o Wild, Kanzenban, Aizoban, Shinsoban, tutte quelle riedizioni rinnovate. Scusa, un attimo solo, ho un problema perché non mi va più la cuffietta, se magari possono darmene un altro paio, un secondo solo, perché non riesco più Io per chi mi a sente sono sentire contento di ciò perché Christian. avevo perso il filo del discorso, quindi ho Stiamo tempo per risolvendo subito, eh? rifletterci. Stiamo risolvendo subito. Secondo solo, ok, perfetto. Faccio un cambio al volo, altrimenti non riesco a sentire quello che dice. Buon Christian, ci siamo quasi. È anche un po' il bello della diretta questo. Ok, adesso dovrei risentirti, Christian. Prova a parlare. Sì? Mi No, non lo senti? sento, non lo Non mi sento. senti? Sì, è acceso. Non so se c'è qualcun altro in regia che può verificare se è un problema suo o mio. Nel Ok, senso no, che proprio adesso ti nessuno mi sento, adesso sente. ti Ah, risento, ok. perfetto, adesso Ok, ti quindi è un problema risento. della tua cuffia, non Sì, era un no, problema mio, credo che troppo. semplicemente la cuffietta mi abbia giocato un brutto scherzo. Va bene, va bene, va bene. Dicevamo. Ok, Sì. perfetto. C'è insomma, una domanda molto Beh, non interessante. abbiamo, aspetta, non abbiamo neanche finito la precedente, però. Come? Non abbiamo finito la risposta precedente. Abbiamo Ah, appena scusami, iniziato la prego, risposta. prego, prego, vai, vai. Quindi, a livello teorico, chiunque può competere, a livello pratico anche. Però poi c'è sempre stata una specie di sorta di gentleman agreement, per cui un editore che ha già pubblicato un autore ha una sorta di priorità rispetto agli altri, però questo non è automatico. Per Eden Zero abbiamo comunque dovuto fare la nostra parte e tra virgolette conquistarselo. Per esempio, un caso invece come Four Nights of Apocalypse, che è il seguito di Seven Deadly Sins, in questo caso l'editore giapponese attende l'offerta dell'editore italiano. E adesso non, e anche qui a livello teorico, se l'editore non fosse interessato, potrebbe subentrarne un altro, ma a livello pratico non si fa. Per quanto riguarda il caso di un sito, è parzialmente diverso perché, soprattutto inizialmente, le licenze erano divise fra noi e il nostro competitor italiano, anche per l'editore giapponese, perché noi abbiamo pubblicato tutto ciò che è uscito del maestro Ito per l'editore giapponese Shogakukan, mentre il competitor era forte su ciò che era uscito per l'editore Asahi Shimbun, ma anche lì recentemente abbiamo annunciato noi altre opere di Asahi Shimbun, per cui lì siamo stati più convincenti, abbiamo convinto Asahi che insomma noi con Ito lavoravamo alla grande, che lo volevamo fortemente, e quindi siamo riusciti anche a smuovere l'editore giapponese. Allora, intanto sono partite già un po' di domande, altre proprio dirette. C'è il buon Rada che chiede due cose. La prima, quando annunciate Grand Blue? E la seconda, come vi ponete nei confronti di una realtà, insomma, che ultimamente ha avuto molto seguito, che è Manga Plus. Secondo voi c'è modo di collaborare e portare i capitoli settimanalmente? Insomma, per quanto riguarda questa piattaforma, ci avete mai pensato? C'è interesse? Non lo so, ti lascio la parola, Christian. Beh, Manga Plus è un'applicazione proprietaria dell'editore giapponese Shueisha, quindi se volessimo noi come Star Comics fare un simul pub dei capitoli man mano che sono in Giappone, non sarebbe su Manga Plus perché sia Star Comics, sarebbe su una piattaforma di Star Comics. Chiaro. Se su Manga Plus dovessero uscire un giorno i capitoli tutti in italiano, Star Comics non si occupa direttamente di traduzione, noi affidiamo le traduzioni ai servizi prestampa a un service esterno, quindi potrebbe eventualmente riguardare il service, ma non direttamente Star Comics. Sicuramente Manga Plus è un momento di svolta per
per la fruizione digitale del fumetto giapponese nel mondo. La formula dei tre capitoli iniziali, tre capitoli finali, diciamo che aveva preso piede in Giappone nei siti degli editori da un po' di tempo. Non era un'innovazione, ma nessuno l'aveva mai proposta fuori dal Giappone, in simulpub, addirittura su un'app per mobile, ma è una cosa molto molto illuminata, secondo me. È comunque un grande investimento da parte dell'editore giapponese, Certo. perché insomma, i costi sono notevoli e sono tutti costi in promozione e comunicazione, perché poi non si vendono, non ci sono vendite dirette che vanno a ripagare quindi questi costi, quindi è un Chiaro. investimento vero e proprio. Però è illuminato lungimirante perché dando la possibilità legale ufficiale alle persone di seguire le loro serie, impediscono che ciò sia fatto in maniera legale, tolgono lettori alla pirateria e al tempo stesso profilano i lettori, vedono come funziona il mercato all'estero, misurano le reazioni, creano collettività, creano interazione. Chiaro, È chiaro. un'ottima cosa. Per quanto riguarda invece la prima domanda, un commento, insomma, No, no sull'eventuale comment. pubblicazione di Gran Blu? No, no comment. Qualunque domanda che sia, se volete, quando pubblicherete una cosa inedita in Italia, non avrà nessuna risposta. Ok, va bene, va bene. Insomma, non so se vuoi rispondere, cioè se vuoi o non puoi rispondere anche a questa. Piani per un'eventuale ristampa di JoJo? Chiedono in chat. In che senso? Insomma, Giorgio, alcuni utenti dicono per che i primi non... volumi sono abbastanza irrecuperabili. questo però è un problema che coinvolge tutto il mercato editoriale, soprattutto in Occidente, in Francia, in Chiaro. America, sono messi come noi, non c'è carta. Non c'è carta e il boom del fumetto ha messo in difficoltà le tipografie. Noi una volta stampavamo tutto nella nostra tipografia, adesso non è più pensabile farlo, collaboriamo con diverse tipografie esterne per riuscire a sostenere le necessità, però non è possibile comunque, la carta non arriva, viene ordinata, e però nella consegna stabilita non arriva, ci chiamano più per dire non riusciamo a consegnare, consegniamo fra una settimana, 2 settimane, avete ordinato 10, possiamo consegnare 5. In questo momento, quindi, bisogna avere tutti tanta pazienza, perché Star Comics si è fatto una reputazione sulla reperibilità degli arretrati e quindi vorrebbe continuare a essere affidabile su questo fronte, ma è diventato impossibile riuscire a stare dietro. Man mano che, quando si riesce a ristampare dei volumi che mancavano, nel frattempo sono andati esauriti altri, anche perché quando si riesce a ristampare, le quantità in cui si ristampa non sono quelle che si vorrebbero ristampare, perché appunto non c'è carta sufficiente e inoltre non si può fermare l'uscita delle novità. Abbiamo comunque Certo. dovuto riprogrammare il primo semestre dell'anno prossimo, sia in base del tipo di carta utilizzato per i vari fumetti che della periodicità, in modo da essere sicuri che non devono esserci, essere quasi sicuri che non devono esserci più slittamenti. Perché sicuramente 100% non possiamo sapere, perché non prevediamo cosa potrà succedere ulteriormente nei prossimi mesi, ma comunque abbiamo già lavorato per cercare di evitare di nuovo altri slittamenti, ma comunque c'è stato un periodo in cui tutti gli editori rilasciavano comunicazione sugli slittamenti, su serie che avrebbero dovuto uscire e non potevano uscire perché non si riusciva a stamparle. E comunque vada, le novità devono avere la priorità, perché sono quelle che creano il giro d'affari e quindi sostengono principalmente il movimento, non per una questione che sono più importanti delle ristampe di un capolavoro, ma proprio perché sono più essenziali per mantenere vivo un movimento, tutto, non Certo. solo editore, ma anche distributori, fumetterie, negozi online, e per le ristampe bisogna pazientare, pazientare. 2022 non cambieranno le cose velocissimamente. Però noi intanto, come ho detto, stiamo riorganizzando e prima o poi, insomma, le cose si troverà nella normalità. C'è anche appunto poi la crisi
dell'energia, il rincari dell'energia, quindi anche per chi fa lavorazione di carta diventa più complicato Certo. stampare, perché i costi di stampare, creare la carta, produrre la carta, i costi di produzione si alzano notevolmente, i prezzi si alzano meno, per cui potrebbe a questo punto non essere più conveniente. La carta è per gli imballaggi e le spedizioni, visto fiorire degli acquisti online, ed è anche il settore più redditizio di produzione di carta. Riciclare, certo che dunque, poi la produzione di carta ha anche un limite annuale di cellulosa che può essere consumata, quindi se le richieste superano un tot non si può più produrre carta nuova da alberi, ma anche con la carta riciclata, visto che in gran parte è utilizzata per le spedizioni, che è appunto il settore più redditizio per chi produce carta. Perché c'è a livello di costi di lavorazione, tempi di lavorazione e guadagni, insomma, è più appetibile e quindi in gran parte finisce per questi usi. E la carta per uso editoriale è diventata l'oro, il nuovo oro. E alla luce di questo problema, ma in realtà non solo alla luce di questo problema, perché comunque è un fenomeno che negli anni comunque ha conosciuto una crescita piuttosto esponenziale. In parte l'abbiamo già detto prima nel discorso di Manga Plus, però sarei curioso magari di approfondire, se pensi ci sia da approfondire, il mercato digitale, quanto è importante per voi in questo momento, che crescita c'è stata in questi anni su quel fronte? Il mercato digitale, allora, il digitale è la fruizione digitale è sicuramente un fenomeno da cui non si può voltare le spalle, e nel futuro sarà sempre più importante, nel presente è già incredibilmente importante. Il mercato digitale in Italia è ancora, insomma, un bebè. Eh sì, è ancora In molto Giappone no, in timido. Giappone fa dei numeri notevoli, ha anche superato il mercato cartaceo di poco, ma l'ha superato. E in Italia invece, a livello di mercato, cioè a livello di quanto si vende digitale, siamo ancora a livelli molto bassi. In realtà poi quest'anno c'è stata una notevole crescita, però siamo ancora a livelli che non permettono di pensare che si possa spostare la produzione principalmente in questa forma. Chiaro, E noi chiaro. comunque abbiamo investito tanto in quest'ultimo anno per ampliare il catalogo digitale, rendere reperibili tutti i nostri bestseller e anche le principali novità, quelle più importanti, vengono pubblicate in contemporanea, digitale e cartaceo. Quindi noi sappiamo e vogliamo che il nostro catalogo sia più digitalizzato possibile nel più breve tempo possibile. Però in questo momento gli appassionati sono ancora legati all'oggetto, vogliono comprare l'oggetto, e in futuro magari le cose cambieranno, però in questo momento non si può pensare dall'oggi al domani di Certo. smettere pubblicazioni su carta e passare a digitale. Ovviamente, ovviamente. C'è un'altra domanda molto interessante. Cosa ne pensi delle influenze che il manga sta avendo, ha avuto in questi anni e forse avrà ancora, sulla produzione fumettistica italiana? C'è il nostro utente Awanasgamp che ha fatto l'esempio di Bonelli con Attica, ma Attica del maestro Bevilacqua. esatto, ma insomma io penso anche a insomma, altri editori che hanno creato sul nostro mercato un panorama molto florido di manga italiani o comunque anche in Europa di manga europei. Ci sono tanti esempi, ad esempio in Francia. Che cosa ne pensi di questa influenza e di questa incursione di autori non prettamente orientali, non orientali, non giapponesi, nello stile e nelle regole della narrazione legata ai manga? Beh, comunque abbiamo nominato fenomeni molto diversi, perché Attica non è considerabile come i fumetti stile manga prodotti in Francia o anche dei editori italiani che proprio vogliono chiamarsi manga, perché è un fumetto con grandi, forti influenze manga, ma con caratteristiche anche profondamente diverse. È un ibrido. I primi ibridi
secondo me, cioè, per me è inevitabile comunque che i giovani che vogliono fare fumetti in gran parte vogliono farli o proprio manga o comunque prendendo qualcosa, Ispirazione. fingendo ispirazione, ispirandosi ai manga, perché la forza comunicativa, l'impatto che hanno avuto i manga anche in Occidente è stato fortissimo. E i primi casi di ibridazioni veramente armoniche, secondo me, sono stati, io cito sempre Alessandro Barbucci. Wink, The Witch, Monster Allergy, Sky Doll, oppure Massimiliano Frezzato, Custode di Matera, sono delle opere che pescano a piene suggestioni nel mondo orientale, sia dei manga che degli anime, ma li uniscono in maniera armoniosa con influenze della linea chiara franco-belga, disneyane, e ne esce un prodotto nuovo ricchissimo, profondamente espressivo. Oggi abbiamo la fortuna di pubblicare Mirka Andolfo, che è un'altra autrice che ama molto i manga e che ne prende, pesca a piene mani, ma unendo ad altro. In Francia, che sono tantissimi autori, l'anno scorso abbiamo pubblicato la nostra prima produzione da quando abbiamo ricominciato a fare produzioni nostre, è stata Masked Divine Children di Mani Monteleone Catalani, che anche pesca anche lì un po' da tradizione superioristica, molto manga. Ilaria se la cava alla grande con uno stile che possiamo chiamare post manga. Ecco, io francamente ancora oggi preferisco, per un autore occidentale, uno stile post manga rispetto a uno stile propriamente manga, perché fare manga in Occidente è difficilissimo. Perché mancano due cose fondamentalmente a chi si forma, si sviluppa come autore in un contesto occidentale. Uno è una narrativa basata sui quattro atti della drammaturgia cinese, Ok. come accade in Giappone. In Occidente invece ci basiamo sulla narrazione di stampo shakespeariano o dell'antica Grecia, quindi 3-5 atti, tre atti solitamente semplificati. Sono delle regole narrative che poi alla fine in alcuni casi possono produrre anche delle opere che hanno dei punti in comune, hanno delle somiglianze, possono effettivamente somigliarsi, ma che comunque hanno una filosofia alla base profondamente diversa. E siccome il fumetto è immagine narrativa, io sposo la definizione di arte sequenziale del grande Eisner, e più passa il tempo e più sono convinto che ci può essere fumetto anche senza testi, ma ovviamente non ci può essere un fumetto senza disegni, sarebbe Chiaro. una cosa incredibile. E i manga, più di tutte le altre scuole fumettistiche internazionali, fanno della narratività delle immagini, della dinamicità, una narrazione molto dinamica delle immagini, il loro punto di forza di comunicazione principale. Ma questa narratività è una narratività che nella composizione delle tavole segue le regole di questo tipo di narrativa, in quattro atti, con una svolta. È proprio una questione, è una cosa che viene assorbita in maniera quasi inconsapevole, che può essere studiata in maniera efficace in Occidente, ma un conto è averla presa gradualmente e farla sgorgare in maniera automatica, e un conto è cercare di applicarla in maniera volontaria dopo averla studiata. È molto più complesso. E il secondo Certo. punto è l'industria produttiva profondamente diversa. In Giappone ci sono gli editor, che sono fondamentali nell'assistere gli autori nella creazione delle loro opere, quindi nel maturare e nell'assicurare una leggibilità, una qualità nei capitoli, sia nel concept delle opere, sia poi all'uscita dei singoli capitoli. Queste figure, non dico che manchino totalmente in Occidente, io stesso svolgo anche il ruolo di editor per le nostre produzioni, ma non c'è un'industria sviluppata che si fondi su queste figure. La mancanza, insomma, di queste due basi fa sì che la maggior parte delle volte un fumetto europeo
europea occidentale creato con la volontà di fare probabilmente un manga, agli occhi di un addetto ai lavori appare chiaramente come un manga. Allora il punto è quello: o c'è qualche autore che è ancora più giovane, che è veramente si è sviluppato proprio, non ha scoperto i manga dopo essersi sviluppato come lettore, ma ha scoperto la lettura con i manga e allora inconsapevolmente ha assorbito quel tipo di narrativa. E infatti ci sono dei casi in cui abbiamo dei fumetti occidentali che effettivamente possono sembrare dei manga giapponesi. Ci sono, non è che non ci sono. Certo. E probabilmente saranno sempre più numerosi in futuro. E non vedo l'ora, non vedo l'ora. Però ancora oggi l'applicazione volontaria è ricercata e non spontanea, secondo me crea una differenza abbastanza evidente tra i prodotti occidentali e i prodotti giapponesi. Riflessione secondo me molto lucida e insomma anche molto giusta. Ci avviciniamo quasi alla chiusura chiaramente di questa chiacchierata. Sarei molto curioso di sapere che cosa ne pensi delle attuali tendenze nella narrativa del fumetto giapponese. Cioè, c'è stato un momento che chiaramente si portava dietro la figura di Dragon Ball, ma poi è continuata anche con One Piece. Vabbè, diciamo, comincio dicendo che credo che gli attuali colossi del mercato editoriale nipponico siano ancora i shonen basati sul combattimento, nonostante le grandi contaminazioni. Anche più di prima. Come? Anche più di prima. Anche più di prima, esatto. Nonostante poi il mercato si sia molto differenziato e abbia esplorato generi differenti, però giustamente anche più di prima. C'è stato un momento in cui questa grande categoria, questo grande anche target, bacino d'utenza, ecco, sugli strascichi, tra virgolette, di Dragon Ball, proseguiti poi con One Piece, abbiamo avuto la fase avventurosa, no? Che poi c'è stato Naruto, eccetera, eccetera. C'è stato anche il momento supereroistico, e voi con Star Comics ci siete, l'avete abbracciato pienamente con My Hero Academia. Poi ecco, se ti va anche di raccontare che percorso è stato e che percorso è tuttora My Hero Academia, che insomma è una storia che sta cambiando molto, che si sta evolvendo tantissimo. E però attualmente c'è una tendenza, almeno secondo me, poi mi dici come la pensi tu, in cui si è virato moltissimo sulla magia. Voi insomma ci siete entrati da pochissimo con Mashle, che l'ho adorato tra l'altro, ma penso a Black Clover, a Jujutsu Kaisen, sembra essere il momento della magia. Soprannaturale più che magia, direi. La magia è una parte del soprannaturale. Se allarghiamo il discorso al soprannaturale, vediamo che ci sono molte altre serie che possono entrare in questo gruppo, come ad esempio Sensei Man. Dunque, per rispondere anzitutto alla tua domanda su My Hero Academia, anche questa è un'acquisizione fatta prima che io cominciassi a collaborare con Star Comics, ma i titolari hanno più volte pubblicamente rivelato questi dettagli, per cui posso riferirli. Okay. Ai tempi c'erano due grandi licenze sul piatto dello stesso editore, erano One Punch Man e My Hero Academia. E diciamo che One Punch Man era l'apice del successo, e poi Murata era già un divo internazionale. One invece aveva innovato fortemente nel mercato produttivo con i suoi esperimenti online, eccetera. E My Hero Academia invece stava nascendo in quel periodo, insomma, era appena all'inizio e ancora era ben lontano dal fenomeno attuale. E quindi diciamo che nella classifica di gradimento degli editori italiani c'era One Punch Man al primo posto e My Hero Academia al secondo. E alla fine sappiamo com'è andata. One Punch Man è stato, la licenza di One Punch Man è andata in mano al nostro competitor, e noi invece abbiamo ottenuto quella My Hero Academia. Il titolare Simone, parlando un po' con, racconta, mi piace raccontare che parlando con gli editor e redattori di Shueisha, si era un po' lamentato, ma perché non ci avete dato quello buono? E loro hanno assicurato, no, tranquilli, quello buono ve l'abbiamo dato. Ecco, questa è una, per dire, non si aspettava nemmeno noi effettivamente che poi My Hero Academia sarebbe diventato uno dei due grandi simboli della rinascita dei manga in Occidente. E la vendo invece alla domanda più complessa, ricordatela,
ho già perso il filo. Sulla tendenza, diciamo. Ah sì, tendenze. Diciamo, è da un po' che insomma ci si sta focalizzando sul soprannaturale. Noi abbiamo qualche mese fa annunciato anche Phantom Seer, che ha queste tematiche. Sì, diciamo, c'è sempre stato un interesse da parte dei produttori di fumetti a cercare di esplorare le vie che sembravano dare maggiori possibilità di successo in quel momento. Quindi se in un certo momento si sviluppa anche casualmente una tendenza di successo per un certo genere, pensiamo anche agli Isekai qualche anno fa, certo. Poi tanti si concentrano fra vari editori o interno editori, eccetera, su quel genere, su quei modelli. E poi magari se un domani ci sarà un'altra tendenza, si cercherà di sviluppare quella. Io credo che rispetto a una volta, la crisi di cui ho parlato prima, da metà anni 2000 fino al 2010, non è stata solo una crisi economica europea, è una crisi del mercato fumetto in Italia o in Europa. C'è stata anche una crisi creativa, una crisi di vendite in Giappone. Poi negli ultimi, da diversi anni ormai, la crisi di vendite delle riviste è andata è stata equilibrata sempre più da invece la fruizione digitale. Quindi non è che si legge meno in totale, si legge meno su carta perché si legge più in digitale, ma prima del boom del digitale si leggeva meno proprio in assoluto. C'è stata anche una crisi di nuovi grandi successi, di big che potessero prendere il testimone dei big del passato, un po' la difficoltà creativa anche forse per via delle difficoltà della professione di mangaka, che non a caso ha cominciato qualche anno fa, ha cominciato molti autori un po' ad ammalarsi, a dover prendere delle pause forzate, eccetera. Io credo che il meccanismo produttivo in Giappone negli ultimi anni sia molto cambiato e molto in meglio. Un momento molto importante è stato proprio parlando di mainstream, quindi portare proprio ai livelli massimi queste innovazioni produttive. Credo che un momento molto importante sia stato il fiorire del digitale anche in casa Shueisha con Shonen Jump Plus, che è un po' l'antisegnano di Manga Plus, che permette maggiore sperimentazione, meno regole stringenti rispetto alla rivista ammiraglia cartacea, più possibilità sia a livello grafico che tematico che narrativo, e anche più elasticità dei ritmi di pubblicazione, perché se tu hai 500 pagine da riempire ogni settimana, tu sai che ogni settimana i tuoi autori devono produrre 500 pagine di fumetto. Se tu devi serializzare dei capitoli in una rivista digitale che non ha un numero di pagine prestabilito, non hai necessità di avere per forza tot pagine ogni settimana, ma puoi dare più libertà agli autori in base ai ritmi che loro si sentono più di sostenere. E questo esperimento pagato, perché anche su Shonen Jump adesso troviamo degli autori che ogni tot episodi magari si prendono una pausa per rifiatare, programmata, perché la rivista sa già come magari andare a riempire quell'assenza, c'è già una maggiore programmazione in tal senso, in modo da spremere meno gli autori, migliorare la loro salute e quindi anche migliorare le loro opere. Inoltre, a livello di tematiche, si è cominciato a inserire contenuti che mediamente erano per un pubblico più maturo anche negli shonen manga, come ho detto prima, ancora di più oggi. Sì, perché gli shonen manga oggi sono lettura preferita dai giovani adulti. Anche se sono in realtà adolescenziali o preadolescenziali come target ufficiale. E questo si vede anche appunto nei meccanismi produttivi. Come detto, hanno cominciato a inserire elementi maggiore violenza, tematiche che riguardano il mondo del lavoro, protagonisti adulti, per esempio il protagonista di Kaiju ha 32 anni, anche se poi pensa un po' a volte come un ragazzino, ma è un adulto di 32 anni
disilluso, che ha fallito, ha provato tante volte a seguire il suo sogno, ma è sempre fallito. Alla fine si è arreso, fa lo spazzino, beve, fuma. Ma ovviamente a un certo punto si rimette in gioco e si troverà a collaborare con delle persone molto più giovani di lui, dai 16, 17, 18 ai 20, 24 anni, insomma. Per cui comunque si avvicina alle meccaniche che sono nel manga, ma portando elementi nuovi. La violenza. Pensiamo appunto a quel punto di svolta che è stato Chainsaw Man, no, ci sapevi Chainsaw Man, scusatemi. Fire Punch del Sì. maestro Fujimoto, che appunto è stata una serializzazione di Shonen Jump Plus. Lì c'erano tante cose che non si erano mai viste, e quindi c'è stato anche il coraggio, visto il risultato, di provarle su un titolo mainstream. Demon Slayer ha un livello di gran guignolesco Sì. È nelle scene di decapitazioni, arti strappati, sangue, che era vero. impensabile prima in un fumetto per quel target. Prima ancora, appunto, poi dice Soman, dello stesso Fujimoto, che ha portato al parossismo, per usare una parola che va di moda quando si parla di manga ultimamente, questa rappresentazione in quella che è la rivista Mirai del fumetto per ragazzi in Giappone, che è Shonen Jump. Quindi c'è secondo me una bella consapevolezza, una bella maturità produttiva oggi, che permette di fare le cose in maniera più studiata, quindi non di spremere troppo, nel senso va di moda questo, facciamo tutti questo, come poteva sembrare, o può sembrare, ma se si inseguono delle tematiche lo si fa comunque con una certa consapevolezza, cercando di non strappare, di comunque di avere sempre un occhio all'innovazione, alla qualità, alla salute degli autori del mercato. Adesso va il soprannaturale, è evidente, da Jujutsu Kaisen, che anche quello è un piccolo rimpianto, però anche quello ovviamente c'erano i principali editori italiani, c'erano su Jujutsu Kaisen. Non è che il competitor è arrivato e ha detto: ah, voglio pubblicare Jujutsu Kaisen, bene, ve lo diamo. No, non è stato così, insomma, ha dovuto sudarselo forte. Anche quello, insomma, prima ancora del successo che ha avuto, si intravedevano delle potenzialità molto 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 Sì. buone, ecco. E sì, non ho molto da dire, se non che in realtà tutto ciò che è fantastico è profondamente interessante ad essere affrontato col fumetto. Per cui il fatto che il soprannaturale e quindi anche la magia adesso vadano forte è bello, cioè, Chiaro. secondo me. Detto poi che la magia di Mashle non ha nulla a che vedere con la magia di Black Clover, perché in Assolutamente. Mashle c'è un riferimento un po' più evidente a una narrativa occidentale, ecco, Sì, contemporanea. è vero, è vero. Perfetto, Cristian, grazie mille per questa, insomma, per questa chiacchierata che ho trovato veramente interessante e illuminante. Io lo dico sempre quando abbiamo dei nuovi Addirittura. ospiti qui sul nostro canale Twitch, strappo la promessa di tornare in futuro, magari per parlare di nuove tendenze, di nuovi titoli, insomma, per approfondire altri aspetti legati, insomma, al vostro lavoro, che è tutto un mondo, anzi un insieme di mondi. Quindi grazie mille ovviamente per essere stato qui con noi e spero a presto, spero alla prossima. Ciao, Grazie a te, Gabriele. ciao, grazie mille. Ciao. Ciao. Perfetto, perfetto ragazzi. Spero che questa bella chiacchierata con Cristian Posocco, Publishing Manager di edizioni Star Comics, vi sia piaciuta proprio per approfondire come funziona il lavoro di una casa editrice legata al panorama dei fumetti giapponesi, quindi fondamentalmente ai manga. A questo punto, insomma, penso che possiamo tranquillamente salutarci. Non so se Fra vuole intervenire Eccomi, per... eccomi Eccolo, qua. eccolo qua. Rapidamente per dirvi che come sempre nelle pause tra un panel e l'altro, tra l'altro molto interessante, spero Grazie, che il pubblico grazie, abbia grazie. Sì. apprezzato alla stessa maniera, nelle pause appunto fra un panel e l'altro ci sono i nostri approfondimenti, quindi stavolta tocca migliori e peggiori finali di sempre nelle serie TV, le hai scelte tu? Che è stato, cioè, a suo tempo, cioè, è l'unione di due articoli, Ah, è Best of e Best Worst of e of. Worst of, che sono stati un parto veramente. E insomma, ci sono tante scelte che... Nel finale migliore c'è Lost, immagino. Sì. E poi invece un approfondimento, scusatemi,
carattere storico-produttivo, c'era una volta PES, dalle origini fino ai football, analizzando i capitoli più importanti, e io ci aggiungo e i capitomboli più importanti, perché questo, il football, diciamo che non è che si stia muovendo in acque serene. Poi, alle ore 15 in punto, ripartiamo con il terzo panel di questa seconda giornata di Avriai Expo, e parliamo di riviste, parliamo, insomma, diamo seguito al panel del primo Avriai Expo, quindi la storia delle riviste videoludiche. Stavolta abbiamo Paolo Paglianti, che ci ha portato anche delle cose da mostrare, delle cose interessanti. L'altro giorno si parlava di The French Dispatch, di come racconti, insomma, ecco, sappi un mondo... che ci ha portato un timone. Beh, voi lo sapete che cos'è un timone? Ve lo insegniamo noi, ve lo insegniamo. No, lo dico perché lo raccontiamo. Il nostro pubblico è particolarmente appassionato di Wes Anderson, e quando si parlava dei temi di The French Dispatch li vedevo molto, molto attivi, molto interessati. Quindi, insomma, credo che ragazzi, vi ricordo che tutti gli approfondimenti video li trovate sul primo canale, ok, di Every Eye, il primo canale YouTube di Every Eye, mentre quelli tutti pop... i panel, quelli pop, quelli su... pop li stiamo caricando chiaramente su Every Eye Plus, che, scusate, lo devo dire, stamattina ha raggiunto i 10.000 iscritti. Oh, e guarda, stamattina Every Eye ha raggiunto i 250.000 iscritti. Vabbè, perfetto, quindi... cioè una timeline proprio perfetta. Cioè, perfetto. Che vuoi di più? Mentre tutte le dirette le trovate in replica, non solo qua su Twitch per gli abbonati, ma anche su Every Eye on Demand, perché essendo dirette di carattere editoriale, ovviamente ve le ritroviamo. Assolutamente. Baci a tutti! Baci!